Va bene, qui siamo in trasmissione con Non ci sto più dentro. Volevamo chiederle, visto che lei è un meteorologo, come mai non ci sono più le mezze stagioni, visto ormai il tempo un po' particolare che abbiamo avuto questo inverno? In realtà le mezze stagioni ci sono. Oggi, in questi giorni di fine marzo, abbiamo avuto molte giornate di mezza stagione, altre un pochino più, magari fatti di sembianze quasi autunnali. Questo è tipico, per esempio, per la primavera. Il problema è che le mezze stagioni, come le altre stagioni, stanno diventando sempre più calde, mediamente sempre più calde, a causa del riscaldamento del pianeta, diciamo così. Pensate che da quando sono nato io, proprio io sono nato il 25 marzo 1964, l'anno scorso ho fatto i 50 anni, ho fatto un po' il riassunto dei miei primi 50 anni da un punto di vista climatico e sono successe delle cose che nell'arco della vita di una persona non dovrebbero succedere. La temperatura media di marzo, per esempio, qui nella città di Modena dove vivo io e dove abbiamo un osservatorio che rivela dati presso l'Università di Modena e Reggio Emilia addirittura dal 1830, la temperatura media del mese di marzo, dicevo, è passata da 8,6 gradi a 9,9, quindi mese di marzo più caldo di un grado, quasi di un grado e mezzo. Ciò non toglie che poi ci sono le bizzarrie dovute alle normali, diciamo, alternanze delle perturbazioni, fronti caldi, fronti freddi, che però sono rese anche queste più estreme a causa di un clima che sta mutando. Quando il clima muta, poi magari dopo parleremo del perché il clima muta, è sempre avvenuto nella storia della Terra, però il tempo diventa più instabile. Tempo e clima sono due aspetti diversi, ecco, ho detto molte cose già in un breve intervento, però sono legati. Quando muta il clima, che sono le condizioni medie sul lungo periodo, su 30 anni normalmente, ne risente indirettamente anche il tempo, insomma. Ah, perfetto, quindi praticamente avremo sempre un tempo variabile via via andare con gli anni. Beh, se non avessimo un tempo variabile non esisteremmo. Cominciamo a sfatare questo tempo. Mico, il tempo deve cambiare, deve piovere ogni tanto. C'è un po' quasi una paranoia meteorologica nella nostra società. Oddio, piove, non esiste nessuna maledizione del weekend. Ci ho fatto le statistiche da tempo. Sabato e la domenica non piove mediamente più che negli altri giorni, anzi, talvolta anche meno. Magari lo avvertiamo di più. Pensiamo che nel nostro territorio, da un punto di vista meteorologico, climatico, anzi, mediamente ci sono 90-100 giorni perturbati all'anno su 365, quindi significa uno su tre o uno su quattro, quindi è normale che 2 o 3 volte alla settimana piova, e se ci sono 7 giorni in una settimana è abbastanza facile che possa capitare di sabato o di domenica, come però capita anche di lunedì o di martedì. Quindi il tempo deve restare variabile, non deve diventare estremo, non bisogna che ogni perturbazione ci sia un disastro, questo è un altro discorso. Ok, visto che solitamente piove a Pasqua, quest'anno che tempo farà? Non lo so. Un meteorologo serio risponde: non lo so, perché le previsioni possono essere fatte con una discreta affidabilità soltanto 4, 5, 6 giorni prima. Insomma, non possono, chi spara, come è avvenuto lo scorso anno, il prossimo inverno sarà di gelo apocalittico. Mi ricordo questi titoli sui quotidiani nazionali, sono meteo bufale. Esiste una professionalità anche dei meteorologi. Tuttavia, nel bene e nel male della globalizzazione, chiunque può aprire un sito internet, come si trovano anche i farmaci illegali, si trovano anche delle previsioni che, se non illegali, senz'altro non hanno nulla di serio e di scientifico. Va bene Luca, la ringrazio per la sua disponibilità e le auguro una buona Pasqua. Arrivederci, Grazie, buona Pasqua a voi. grazie. Arrivederci.